Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi torno con un video svuota la spesa. Sono appena stata a fare la spesa. È stata la mia uscita settimanale perché prima cosa siamo in zona rossa, quindi comunque non si può uscire. Seconda cosa, ho tutti e due i bimbi a casa e quindi uscire è complicatissimo. Perciò oggi è sabato, ho approfittato per fare una bella spesone per prendere anche una boccata d'aria. Ho speso un'ottantina di euro, quindi abbiamo fatto una bella spesa. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, bagliocchi, che sono ormai la colazione preferita di Eva. Io invece vado con le fette integrali con marmellata e ci metto sopra un po' di noci, buonissime. Poi le gallette biologiche della Vivi Verde Coop, gallette di riso. Non sono a dieta perché ovviamente sto allattando, però sto cercando di mangiare bene, quindi faccio pasti frequenti, non troppo pesanti. E le gallette le mangio a merenda con un filo d'olio, come vi ho fatto vedere tra l'altro nel video What I Eat in a Day, che vi linko. Poi ho preso del pane, noi prendiamo sempre questo per comodità perché è già affettato, e questo è integrale, pane di Terni, credo. No, questo non è pane di Terni. Comunque un pane integrale con oltre 40 ore di lievitazione con lievito madre ricco di fibre, quindi non male. Non vi ho detto che la spesa l'ho fatta da Superconti, che è un supermercato bello grandino che ho qua nel mio comune. Non so, penso solamente nel centro Italia. Queste se non le avete mai provate, sono buonissime. Eva le mangio a merenda, sono veramente buone. Poi, sempre per Eva, ho preso tre del Granarolo latte intero fresco biologico, che costa una fucilata perché costa 1,79 euro al litro. Però per lei cerchiamo di darle il latte quello buono buono, quindi che sia biologico, che sia intero, che sia fresco. Poi limoni, sempre della Vivi Verde, perché questa catena Superconti è credo affiliata alla Coop perché ha tutti i prodotti Coop. Poi ho preso un cavolfiore di questi bianchi. Allora, a me sinceramente non fanno impazzire questi bianchi. Di solito preferisco quelli verdi, sempre così, non a punta. Non so come si chiamano. C'hanno, tutti i cavolfiori si chiamano, però ecco, sono tre diversi. Io preferisco quelli verdi chiari, non a punta. Non so se è chiaro. Però non c'erano, quindi ho preso questo bianco. E poi petto di pollo formato famiglia e sono 7 etti e mezzo, e questo lo andrò a porzionare perché ne lascerò circa 5 etti per una cena di tutti e tre, e i 2 etti che rimangono più o meno li uso per i pranzi, perché come vedete sempre nel video What I Eat in a Day cerco in ogni pasto di mangiare un po' di carboidrati, un po' di proteine, un po' di verdure, e quindi mangio circa 100 grammi di proteine a pasto. Primo sacchetto è andato. Prendiamo il secondo, che è il sacchetto della frutta e della verdura. Allora, pomodorini, questi che trovo sono buonissimi secondo me. Poi mi piacciono quando sono così, un po' verdognoli ancora, un po' tra il verde e il rosso. Fragole che non mancano mai, questa è una bella confezione, mi sembravano anche carine. Poi insalata, iceberg e rucola. So che dovrei prendere l'insalata, quella fresca, come si dice, intera comunque, e poi lavarla e pulirla, però l'insalata la mangio solamente io a casa e quindi così mi rimane molto più comodo. Non è il massimo né per la plastica né tantomeno per quello che c'è dentro, però mi rimane più comodo, quindi insalata e rucola. Poi la feta che utilizzo sempre nelle mie insalatone fresche a pranzo. Cipolle rosse che prendiamo sempre per scorta. Mirtilli. Non erano particolarmente belli, però anche i mirtilli cerco di non di tenerli sempre a casa perché mi piacciono molto. L'unica cosa surgelata che ho preso, gli spinaci della Coop che vado a mettere in congelatore. Poi ho preso un po' di affettati, sempre quelli preconfezionati, e ho preso la presa di tacchino crudo,
e mortadella perché stasera facciamo la pizza e faremo una margherita e una pizza bianca semplice solo con la cipolla, quindi probabilmente ci metteremo un po' d'affettati e poi comunque li tengo sempre per scorta. Poi una mozzarella di bufala, sempre per la pizza. Poi abbiamo peperoni, due peperoni enormi. Adesso li trovo così sempre, di questo colore. Adesso forse in fotocamera non rende molto, non so, è proprio un rosso scuro. Sono buoni comunque. Sottilette in formato enorme perché li utilizziamo per tamponare quando Eva non mangia, è un periodo un po' così, non ha un grande appetito di cose sane perché se le dessi la cioccolata a colazione, pranzo e cena mangerebbe sempre, però di cose un pochino più sane non ha un grande appetito, cioè in generale pranzo e cena non è che mangia proprio tantissimo, tendenzialmente non le do altro, quindi o mangia quello che c'è o non mangia. Però a volte se così sono un po' intenerita o impietosita o mi gira bene, le do allora magari una sottiletta. Non è anche quello il massimo, però anche sono cresciuta con le sottilette, tutto sommato sono cresciuta abbastanza bene. Poi ho preso le mele fuci che non si trovano spesso perché Ale e Eva, che praticamente non mangiano frutta, mangiano solamente le mele fuci, quindi ho approfittato e l'ho prese. Ne ho prese solamente 4 perché non è che ne mangiano poi così tante, quindi rischio che poi mi rimangano in frigo e devo mangiarle io come sempre. Zucchine che le compriamo in tutti i mesi dell'anno perché sono l'unica verdura praticamente che mangia Eva insieme alle carote e agli spinaci, quindi le zucchine a casa nostra ci sono sempre. Poi la robiola perché noi settimanalmente facciamo il famosissimo minestrone con la robiola. Vi lascio qua il video, mi sembra che fosse il video su tutte le cene che ho fatto in una settimana in cui c'era anche il minestrone con la robiola che è buonissimo. È un ottimo modo per far mangiare le verdure ai bimbi e sinceramente piace tantissimo anche a me e Ale, quindi noi una volta a settimana lo facciamo sempre, appunto ci metto la robiola. Se volete vedere il video ve lo lascio linkato. Altra cosa che non manca mai sono le banane che io adoro e che mangio sempre, quasi sempre la mattina. Anche qui non mi voglio ripetere, ma nel video What I Eat in a Day c'è la mia merendina mattutina, banane con burro d'arachidi e scaglie di cocco. Buonissimo. Anche il secondo sacchetto è terminato. Andiamo col terzo. Allora, nel terzo abbiamo parmigiano grattugiato, questo è grana padano perché era in offerta, 2,80 euro. Abbiamo un consumo di parmigiano grattugiato da vergognarsi, secondo me. Ne prendiamo circa 3 etti a settimana, non finisce proprio tutto, ma poco ci manca. Poi la marmellata, io prendo sempre questa qua, di rigoni d'Asiago. Questa in particolare è frutti di bosco e trovo che sia molto buona. Tendenzialmente c'è solamente c'è il 65% di frutti di bosco, succo di mela concentrato che è il dolcificante sostanzialmente e la pectina per gelificare. Non mi dispiace, sinceramente, molto buona. E ce ne sono tantissimi gusti. Io solitamente prendo questa frutta di bosco oppure fragole e fragoline di bosco che anche è buonissima. Poi abbiamo tagliatelle per la domenica della pasta di Camerino, buonissime. Comincio ad avere esaurito lo spazio. Salva slip. Allora, ero alla ricerca un paio di settimane fa del riso basmati, sempre qui da Superconti. Ho trovato questo della Scotti, che è buonissimo, che oltre al basmati ha anche il riso rosso, qua si vede, ha anche il riso rosso e questo che si chiama Zizzania palustris. Si legge? Comunque buonissimo,
veramente buono. Io non sono un'appassionata di riso, sinceramente. Il basmati mi piace molto e ho trovato questo accoppiato. A parte che fisicamente è molto bello perché è bianco, rosso, rosso scuro. Lo uso sempre in insalata, quindi ci metto, ecco, magari peperoni. Metto sempre verdure e proteine, quindi come proteine metto il manzo, il pollo o la feta. E come verdure, i peperoni ci stanno molto buoni. Volevo provare anche con il cavolfiore adesso questa settimana. Buono, comunque, se lo trovate ve lo consiglio. Costa sempre parecchio, perché tanto. Vediamo se trovo quanto costa. 3,59 euro, che è veramente tanto, però è buono. E comunque sul cibo bisognerebbe risparmiare, ma fino a un certo punto. Preferisco spendere un pochino più sul cibo che su altro, magari. Poi ho preso i cornflakes perché ho trovato su internet una ricetta di crocchette di verdure impanate poi con i cornflakes che rimangono croccanti. E siccome, come tutte le mamme, penso, sono alla ricerca di nuove ricette per far mangiare verdure ai bimbi, nel mio caso anche al marito, no, non è vero, è diventato molto più bravo adesso. Ale, prima non mangiava quasi nulla di verdura. Da quando siamo insieme, che ormai sono 13 anni su nati, ha scoperto tante cose che invece gli piacciono. Comunque volevo provare a fare domani sera queste crocchette di verdure impanate con i cornflakes. Vediamo un po' come vengono. Poi, ditalini rigati, che è la pasta che Eva mangia. Coraggio, metti a fuoco. Ecco. È la pasta che Eva mangia nelle minestre, quindi sia nel minestrone che anche quando facciamo la pasta ai fagioli, che generalmente anche quella è un pasto fisso perché è un buon modo per far mangiare i legumi a Eva. Poi, a proposito di legumi, fagioli e ceci della Valfrutta. Allora, io diciamo che in generale prendo un po' quello che capita di legumi, ecco, di fagioli e ceci. Scusate, ma questo periodo è difficile. E prendo un po' quello che capita, però mi assicuro che siano possibilmente in vetro per cercare di limitare, come sempre, l'uso della lattina di plastica. Li ho trovati anche in cartone, però io sono sempre pro vetro in generale. Poi ho preso tonno naturale, sempre della Coop e sempre da utilizzare nelle insalate. A volte il tonno lo mangiamo anche come pesce, diciamo, serale. A Eva piace molto, però in quel caso ne prendo magari uno un pochino più buono, non al naturale, magari prendo quello nei vasetti di vetro un pochino più buono, però per l'insalatone questo qua va benissimo. E ultimissima cosa, le uova, sempre della Viviverde. Per tutto questo ho speso, ecco, lo spantellino chilometrico, 80 euro, che è più o meno la spesa, è la cifra che spendiamo per la spesa settimanale. Questo supermercato, Superconti, non è che sia particolarmente conveniente, non è neanche particolarmente costoso, insomma, una via di mezzo. Bene, questa è tutta la spesa settimanale. Spero di avervi fatto compagnia per 12 minuti, 13 minuti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!